Allora, a nome del Comitato 10 febbraio voglio ringraziare tutti i partecipanti. Vedo con piacere che ogni anno siamo sempre di più. E questa è una cosa bella, perché almeno una volta l'anno riusciamo a mettere da parte le sigle e le bandiere e cerchiamo di unirci tutti, o meglio quasi tutti, però meglio stendere un velo pietoso su queste cose. E in questo momento storico finalmente una verità che è stata celata per tantissimo tempo sta venendo fuori. Ci siamo commossi tutti in questi giorni vedendo il film su Rai 1, su Rai 3, in cui si parlava delle foibe, e piano piano anche nelle scuole si sta iniziando a parlare. Quindi vi ringrazio nuovamente, con l'augurio che l'anno prossimo saremo sempre di più. Ora lascio la parola alla signora Lidia, che ha vissuto queste tragedie in prima persona e come ogni anno è sempre qui presente a renderci partecipi di questa sofferenza, ma anche a riempirci di orgoglio nel ricordare la dignità che quegli italiani hanno avuto, che forse adesso non tutti sono in grado di avere. Grazie. Vi ringrazio anch'io tantissimo e voglio leggere una poesia che è stata scritta dal Vescovo di Trieste. Ed è venuta in occasione della copertura della miniera a Basovizza, proprio mette il coperchio nella grotta gigante. Allora, oh mio Dio, Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dalle profondità di questa terra e di questo nostro dolore, noi gridiamo a te, ascolta, oh Signore, la nostra voce. Momento di emozione. Allora, oggi tutti i morti attendono una preghiera, un gesto di pietà, un ricordo di affetto. Anche noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. E ci rivolgiamo a te perché tu hai raccolto l'ultimo loro grido, l'ultimo loro respiro. Questo calvario, col vertice sprofondato dalle viscere della terra, costituisce una grande cattedra che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace. In 30 anni due guerre, come due bufere di fuoco, sono passate attraverso queste colline carsiche. Hanno seminato la morte tra queste rocce e questi cespugli. Hanno riempito cimiteri e ospedali, hanno scatenato qualche volta l'incontrollata violenza semitrice di delitti e di odio. Ebbene, Signore, Principe della pace, concedi a noi la tua pace, una pace che sia riposo tranquillo per i morti e sia serenità di lavoro e di fede per i vivi. Fa che gli uomini spaventati dalle conseguenze terribili del loro odio e attratti dalla soavità del tuo Vangelo ritornano come il figlio prodigo nella tua casa per sentirsi amarsi tutti come figli dello stesso Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dona conforto alle spose, alle madri, alle sorelle, ai figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di questa nostra triste terra e a tutti noi che siamo vivi e sentiamo pesare ogni giorno sul cuore la pena per questi nostri morti, profonda come le voragini che li accolgono. Tu sei il vivente, oh Signore, e in te essi vivono, che e ancora la loro purificazione non è perfetta. Noi ti offriamo, oh Dio santo e giusto, la nostra preghiera, la nostra angoscia, i nostri sacrifici, perché giungano presto a gioire nello splendore del tuo volto. Bravo, grazie. Ancora un momentino. E dona a noi rassegnazione e fortezza, saggezza e bontà. Tu ci hai detto, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i pacificatori perché saranno chiamati
Egli di Dio, beati coloro che piangono perché saranno consolati, ma anche beati quelli che fanno farne e sete di giustizia perché saranno saziati in te, o Signore, perché sempre apparente e transuente il trionfo dell'iniquità. O Signore,